Gloria a Dio, alleluia. Evangelo di Giovanni, capitolo 6, dal verso 16, Signore ci benedica. Quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva, verso Capernaum. Era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento. Come ebbero remato per circa 25-30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca ed ebbero paura, ma egli disse loro: sono io, non temete. Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra laddove erano diretti. Fin qui la parola del Signore. È un'esperienza quella che hanno vissuto i discepoli abbastanza forte, ma ci sono delle cose che stasera vogliamo meditare insieme, dei passaggi importanti che troviamo in questo passo. Arriverà prima o poi il momento che anche per noi si farà sera, spiritualmente parlando. Ce ne dobbiamo aspettare questi momenti, perché la nostra vita non è libera da problemi, la nostra vita non è libera da situazioni difficili, anzi man mano che noi camminiamo nella fede potrebbero verificarsi anche delle cose che possono sembrare più difficili di quanto potevano verificarsi prima che avevamo il Signore. La scrittura qui mette in evidenza un passaggio straordinario, molto molto bello, che stasera insieme vogliamo meditare, e con questa meditazione andare subito in preghiera. È una delle poche volte in cui i discepoli compaiono senza Gesù nella barca. È un momento in cui i discepoli non si sa per quale motivo, ma è necessario che attraversino da soli questa situazione. Ci sono dei momenti nella nostra vita dove veniamo chiamati ad attraversare delle situazioni particolari, dove sembra che neppure Gesù sia con noi, dove sembra che neppure Gesù, che pure Gesù ci abbia lasciato. Dice il testo che abbiamo letto: era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Forse è la parte più difficile questa qui, perché per noi che abbiamo conosciuto il Signore il buio ci sta pure, però vogliamo il buio con il Signore, vogliamo che il Signore sia con noi, vogliamo che il Signore ci consoli, vogliamo che il Signore manifesti la sua presenza nei momenti di buio. Va bene il buio, però stare da soli è quasi impensabile per noi che abbiamo conosciuto il Signore. Eppure, fratelli, questi passaggi sono molto importanti per i credenti. A volte è necessario che in certe situazioni Dio ci faccia sentire un po' la sua mancanza, perché noi possiamo comprendere l'importanza della sua presenza nella nostra vita. Perché è importante che Dio a volte ci faccia sentire la sua mancanza? Perché la natura dell'uomo è così particolare che è in grado pure di abituarsi alle benedizioni. È in grado di non sapere a un certo punto della sua vita quanto è speciale vivere con il Signore. Noi siamo in grado di abituarci nell'oro senza renderci conto che siamo stati arricchiti. Siamo in grado, per una serie di cose, di abituarci anche nella presenza di Dio, di vivere la presenza di Dio, che non ci rendiamo conto che a volte la viviamo con tanta di quella spontaneità che non riusciamo neppure più a fare la differenza di quando Dio è con noi e di quando Dio non era con noi. E allora ogni tanto il Signore ci deve provare.
Ogni tanto il Signore ci deve far sentire, ci mette su certi sentieri, non che Lui stia lontano da noi, ma che Lui ci faccia fare dei percorsi un po' da soli. Sono importanti, perché in questi stessi percorsi noi notiamo che Gesù è l'unico che può fare la differenza nella nostra vita. È buono ogni tanto essere provati, fratelli. Certo, mentre veniamo provati non lo diremmo mai questo, no? E quindi, perché mentre veniamo provati, che vuoi? L'unica cosa che dobbiamo cercare mentre veniamo provati è la risposta, l'unica, la soluzione, vogliamo il Signore. Ma Giovanni mette in evidenza proprio questo particolare: era già buio e Gesù non era venuto ancora presso di loro. I discepoli si erano messi in barca e si stavano dirigendo all'altra riva verso Capernaum. Capernaum vuol dire città di consolazione. E a volte, fratelli, noi cerchiamo delle strade nostre per trovare consolazione. Ci mettiamo sulla barca da soli e cerchiamo di remare verso chissà quale città di consolazione. Ma la consolazione è Gesù. Lui è il consolatore delle anime nostre. Noi stasera in Lui possiamo trovare ogni consolazione di cui abbiamo bisogno. Non c'è una sera, una notte spirituale che possiamo vivere dove Gesù non possa essere un valido consolatore per noi. Era buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Mette in evidenza anche una certa ansia nella vita dei discepoli: non era ancora venuto. Sembra quasi che in loro si stesse verificando l'urgenza di avere Gesù. Non era ancora venuto. È come quando uno dice: sono le 8 e non è ancora venuto. Dov'è? E a volte abbiamo bisogno di sperimentare anche questo nella nostra vita, quello di cercare con tutte le forze Gesù nella nostra vita, nelle nostre situazioni. E per cercarlo con tutte le nostre forze abbiamo bisogno, riusciremo a cercarlo con tutte le nostre forze soltanto quando ci renderemo conto che in quella situazione da soli noi non possiamo fare nulla. Qual è la tua sera questa che stai vivendo? Qual è la notte che ti sta tanto spaventando? Gesù non era venuto ancora presso di loro. Accanto al fatto che era sera, c'era anche il mare che si stava iniziando ad agitare e il vento che tirava forte. Quando arrivi nelle situazioni difficili, avete fatto caso? Tutto diventa difficile. Arriva una cosa e ne arrivano subito altre indietro. E quindi il mare agitato, il vento che tira forte, la sera, il buio, il Signore che non si è reso conto dove sarà, non è intervenuto. Stiamo pregando, stiamo dicendo, stiamo facendo, siamo soli. Tutto però sappiate che coopera bene. Il vento è in grado di cooperare al bene, il mare è in grado di cooperare al bene, la notte è in grado di cooperare al bene. Se noi non ci scoraggiamo, tutto è in grado di cooperare al bene per quelli che amano Dio, per quelli che temono il Signore, che sono chiamati da Lui secondo il suo proponimento. Dice il testo: il mare era agitato, tirava un forte vento e i discepoli avevano fatto con la barca contro questo vento e con questo mare agitato di notte 5-6 chilometri. E Gesù arriva dopo 5-6 chilometri. Ci sono delle situazioni dove il Signore permette anche che noi ci affatichiamo, fratelli. Ci sono delle situazioni dove il Signore permette anche che noi facciamo delle remate da soli. Però quando dopo ci siamo affaticati, non possiamo fare a meno.
di godere dell'intervento di Dio nella nostra vita. Meno male che il Signore non interviene mai subito, fratelli. Se il Signore intervenisse tutte le volte subito, noi sciuperemmo le cose più grandi di Dio. Non riusciremo a capirlo. Le cose che non abbiamo desiderato, che non sono arrivate con desiderio, sono le cose che abbiamo stimato di meno, non è vero? Le cose che non abbiamo mai desiderato con tutto noi stessi e che ci vengono date senza che neppure le chiediamo, o che ci vengono date subito appena le chiediamo, sono quelle cose a cui noi poi in seguito non diamo importanza, si dice dalle mie parti, perché non sono sudate, non sono sentite. Voglio questo e arriva. Ma quando poi, vi ricordate noi quando eravamo ragazzi, per avere una bicicletta che ci voleva? Io ricordo ancora che ci sono voluti 2 mesi e mezzo per avere una bicicletta, di mio lavoro, 10 anni. Però quando è arrivata questa bicicletta la pulivi, la ripulivi, la lavava, sembrava che chissà che avevi in mano. Quando invece altre cose arrivavano, con una certa facilità, noi non sapevamo neppure come trattarle, perché tanto non avevamo tutto questo interesse. Sì, l'abbiamo appena appena desiderato, che subito che ci è arrivato. E a volte il Signore ci lascia in certe situazioni, perché noi possiamo apprezzare le cose che Lui fa, fratelli. C'è un cantico che dice: Dio è saggio e non sbaglia mai. A volte i tempi sono lunghi, ma Dio sa perché deve intervenire dopo molto tempo. Lui lo sa. Certo, la paura, perché i discepoli avevano paura. Forse, tra virgolette, una certa ansia, non intesa come malattia, ma intesa come timore, come spavento, ci sta pure, insomma, perché uno poi dice: come andrà a finire poi adesso questo mare che si sta agitando, questo vento che tira, stanotte la riva non si vede, come andrà a finire? E quindi certe preoccupazioni sono pure lecite, i dubbi. Veniamo anche meno, no? Non nella fede, dico veniamo meno magari nelle cose in cui, nella speranza forse, in quello che vorremmo vedere realizzato subito, e quindi ci scoraggiamo, qualche volta ci rassegniamo anche, ma proprio quando sappiamo che non possiamo fare nulla e forse ci dobbiamo arrendere al vento e al mare, allora vediamo uno che si avvicina sul mare, che cammina sul mare. I discepoli ebbero paura, si pensavano che forse era un fantasma, ma io so che solo Gesù cammina sul mare, fratelli. I fantasmi non possono risolvere i nostri problemi, solo Gesù è la risposta alle nostre notti spirituali, ai nostri problemi, ai nostri pesi, alle nostre difficoltà, qualunque sia il mare agitato, il vento che sta tirando verso la tua vita, sta di buon cuore, perché fra non molto vedrai camminare Gesù sulla tua vita e accostarsi alla tua barca per dirti semplicemente 2 parole: sono io, non temere, non ti preoccupare, sono io. Bello il testo come si conclude, dice che come si accorsero che Gesù si stava avvicinando, lo vollero prendere nella barca. Quando Gesù si avvicina a noi, fratelli, la prima cosa che dobbiamo fare è aprire il nostro cuore. Siamo nella difficoltà, apriamo il nostro cuore, non abbiamo paura di parlare con Lui e di dirgli anche le nostre paure mentre siamo nel segreto. Abbi paura di dirlo a un uomo come te, abbi senz'altro timore di confidarti con qualcuno, ma con Lui parla come se parlassi con una persona, perché Lui è una persona. Lui è uno che pensa, è uno che guarda, è uno che parla, è uno che sente, è uno che tocca, è uno che consiglia, è uno che risolve i problemi più difficili. Parla con Lui, digli quali sono le tue paure, diglielo proprio, senza vicoli e vicoletti, vai diritto, dici: a me mi fa paura questo, io ho questo problema, io ho questa situazione. Signore, io so che Tu puoi ogni cosa, e Lui ti dirà: non temere, non ti preoccupare, io sono con te e sono io il tuo intervento, io la tua soluzione. E dice il testo che come Gesù entrò nella barca, subito la barca toccò terra, subito. L'intervento di Gesù dà solidità,
L'intervento di Gesù ci mette al sicuro. Come entra, toccano terra. Gesù ci fa sentire subito, fatemi passare questo termine, la terra sotto i piedi. I problemi ce la tolgono, la terra sotto i piedi, ma Gesù invece ce la fa toccare di nuovo. Dice: non ti preoccupare, stai tranquillo, io vengo nella tua vita e ti faccio sentire che non sei in balia delle onde, ti faccio toccare terra, ti faccio sentire al sicuro, ti metto al sicuro. La scrittura dice: Signore, portami alla rocca che è troppo alta per me. Però ci sono delle situazioni dove ci rendiamo conto che la rocca, la pace che è in Cristo, è troppo alta per noi, ma non è un problema per noi, perché è Gesù che ci porta alla rocca che è troppo alta per noi. Se fosse per le nostre capacità, stasera noi questa rocca non potremmo raggiungere, non ce la faremmo, perché non sappiamo pregare. L'ho detto anche domenica, noi non sappiamo pregare. Se c'è qualcuno che sa pregare, lo deve subito dire: questo non è il luogo per te. Noi non sappiamo pregare. Ecco perché allora è il Signore che ci deve portare alla rocca che è troppo alta per noi. Noi non sappiamo pregare minimamente, non sappiamo mettere neppure le parole insieme. Abbiamo bisogno dell'intervento di Dio nella nostra vita, come l'ebbero bisogno i discepoli, facendo entrare Gesù nella barca. Allora stasera, non importa se è sera, se è notte, se è profonda notte, se sei angosciato, se sei preoccupato, non importa, stasera è il giorno in cui il Signore ti darà sicurezza con la sua presenza, consolerà il tuo cuore e ti farà sentire che Lui è vicino a te. Amen. Cantiamo un